Ciao a tutti, eccomi di nuovo, sono Judith, voi state guardando il canale di Crystal Mandala e oggi in questo video faremo dei piccoli mandala per Natale, se volete per Natale, che rappresentano i pini, gli alberelli. Si possono fare degli alberi così semplici oppure tadam, si possono aggiungere altri abbellimenti, diciamo, come se addobbassimo il nostro alberello di Natale. Ecco, iniziamo. Di cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di lana, abbiamo bisogno di due bacchette di gelato, abbiamo bisogno di ago e di filo per mettere su le perline. Su questo alberello io ho diverse perline. Ce li ho di legno. Li ho piccolissimi. Non so nemmeno se riesco a farvelo vedere. Ecco. Un po' di tutti i tipi. Però iniziamo il lavoro. Allora, vediamo i colori che abbiamo. Allora, io inizierei con un colore chiaro. Mi piace questo colore, ma dopo utilizzerò questo colore meraviglioso che è un po' verde, un po' arancione, non ce n'è abbastanza per tutti, e quindi penso che vada meglio questo, quindi 1, 2, 3 e chiuderei con questo, ma vediamo, vediamo. Allora, di solito quando facciamo gli ojos di Dio, gli occhi di Dio, i mandala, incrociamo in questo modo le bacchette. Invece questa volta li incroceremo così. Quindi un pochino più in basso per ottenere la forma dell'alberello. Ecco, questo è il risultato. Quindi inizierò così. Ecco, ma niente, permettetemi di introdurre questo video anche in inglese, ho quasi dimenticato. Hello everyone, it is Judith speaking and this is the channel of Crystal Mandala. Welcome, welcome. And today we will prepare a Christmas tree mandala, so a God's eye, but of the shape of a Christmas tree, a decorated Christmas tree, or without decorations. So you will see what you prefer, and we will need everything I have just shown you. And I am just starting my work. Usually we start the work like this at the center, but because of the shape of the Christmas tree, we will slide down a little bit our sticks, and we will start here our work. So let's see how will be our tiny, beautiful Christmas tree. So that we don't have to cut the real trees. We can have just a symbol if we so desire for Christmas. So I am just starting
in the same way as usually. So I make simply a cross with my yarn. Ho semplicemente incrociato la lana in modo che le bacchette si tengano bene saldo insieme. Controllo che sia centrato. I'm checking that it is let's say at the center of the stick and that they are positioned in the right way, let's say. Okay. So usually what I do is to go around and around. So I take this stick and go around, then I take the stick at the right and go around, then I take the stick at the right and go around, and so on. And here is my mandala. But today we will proceed in another way. So first of all, in Italian, di solito per fare i mandala cosa faccio? Vado tutto intorno alla bacchetta e poi vado a destra e vado ancora tutto intorno della bacchetta che c'è a destra e poi vado ancora a destra e vado tutto intorno e poi vado a destra e tutto intorno. In questo modo vedete che nel mezzo inizia a formarsi un piccolo mandala. Ma oggi abbiamo bisogno di fare un altro tipo di lavoro. Quindi fin qua va bene. Adesso quello che faremo è lasceremo perdere questa bacchetta. Quindi da qui vado tutto intorno, vado su, vado tutto intorno, vado giù. Poi, anziché andare qua, ritornerò su dall'altra parte. So, what we will do is to not go around here. Here we need it clear, let's say. So we will cover it later with a brown yarn. We will just go around this way, cioè, so this stick, then turn right and at the right go around, it's okay, turn right, go around, but then I won't go around this way, but I will turn it around all my work and go up and turn it around, go around and then here all the way, but then I will turn it, okay? Quindi cosa faccio? Da qui parto, qua vado intorno, giro, qui vado intorno, ma anziché andare qua, giro tutto il lavoro e ritorno su, e tutto intorno. Qui giro tutto il lavoro e vado su. Ok, giro tutto e vado su. E fra un attimo vi faccio vedere cosa si sta formando. Che è proprio quello che vogliamo noi. Ok, quindi siamo arrivati a questo punto. Vi faccio vedere anche dall'altra parte. È bellissimo. Adesso se io vado avanti così, in realtà non va bene, perché qua abbiamo una parte lunga e qua una parte corta. Quindi in aggiunta a questa tecnica, quello che farò da ora in poi è che quando arrivo qua andrò intorno due volte. Qua una volta, qua due volte, qua una volta, qua due volte. Quindi tutto qua. Adesso taglio la mia lana. Oh, I was telling you in Italian that the only detail that we are missing is that we have here a long part of the stick and here a short one. So if I go around like this, it's not the right way,
we have to go around just once here and twice here, once here and twice here. In this way, I will get the shape of the tree, so the long shape. So I am just changing color. I cut my color, and I am getting the new color. So this is what I do when I don't use knots, just go on with the next color. I go around and fix with the next color, the yarn, the new yarn. So let's see what I should do here. Okay, this one, okay. I will leave my new yarn here in the middle, so that when I finish with this color, if I want to, I can tie it. Okay, so I told you to go around twice here. So another time, and here it is. Okay. If you are used to make traditional gut size, it will be a little bit difficult and confusing at the beginning, because at least me, I am making them in an automatic way now. So I have made so many of them that it's just automatic. But to make the tree, I have really to focus and to know what I am doing. So I am just repeating to myself that here I have to go around twice and then go down and go around just once, but then I have to turn around all my work and sew twice and go here and just once and then turn around. So I'm just mentally repeating what I am doing so that I can be focused and I am not making any mistakes, you know. This is what we are doing, and I'm just cutting this yarn because we won't use it anymore. So one end, and the other end. Okay. Quindi in italiano stavo dicendo che se fate già gli occhi di Dio, i mandala di lana, sarà un pochino difficile all'inizio, sarete un po' confusi, perché almeno io vado in automatico ormai a farli, quindi non devo pensare, diciamo, posso pensare ad altro, ma di solito svuoto la mente, proprio non penso a niente. È un momento per me, è come una meditazione, nel senso che la mente può riposarsi. La mente pensa lo stesso, però spesso volentieri mi vengono nuove idee, ispirazioni, insomma cose sensate, non il monkey mind, cioè la mia mente non corre in circoli sui problemi, sulle cose quotidiane, ma ho delle belle idee a volte. Quindi, sì, cosa stavo dicendo? Quindi, se siete abituati a fare mandala normali, questo non è possibile, di spegnere la mente del tutto o di rallentarlo all'inizio, perché dovete concentrarvi. E per esempio io proprio mentalmente ripeto, infatti adesso faccio fatica a parlare, ripeto, qua devo andare intorno una volta, poi devo girare il lavoro, qua devo andare intorno due volte, poi devo andare qua e solo una volta andare intorno, girare il lavoro, quindi vado avanti così. È un pochino stancante, ma vedrete il risultato. E avete già visto che vale la pena se vi piace il Natale, se volete realizzare questo alberello con un attimo di attenzione in più. È velocissimo realizzarlo. Ovviamente potete farlo con i colori che volete, cambiare colore più frequentemente, e poi bisognerà stare attenti con i nodi, vi farò vedere come faccio con i nodi, poi se qualcuno ha idee migliori mi faccia sapere, io a volte non sono bravissima in quella parte lì,
Però guardate che sta uscendo bene. Questo poi sparirà. Questa è l'altra parte e vedete che si sta alzando. Can you see that this way is getting up and up, higher and higher? So it will be the correct Christmas tree shape. In a while. In a few minutes you will see that we will have our tiny little Christmas tree made of yarn and sticks. L'altra cosa che è un trucchetto che devo spiegarvi forse, che è importante, non so nemmeno come spiegarlo bene, che dovete stare attenti ogni volta che fate i giri, andate su, ma anche qua dappertutto o in qualsiasi mandala, di andare sempre in ordine. Quindi i miei bei fili non vanno uno sopra l'altro, ma vanno in ordine, uno dopo l'altro. Vedete anche qua. Uno dopo l'altro, adesso non so se zoomerà la telecamera, forse così vicino no, vedete che vanno uno dopo l'altro, se no sarà un po' incasinato il lavoro. Questa è la cosa più importante da imparare, oltre alla tensione corretta del filo, che comunque è la stessa cosa, perché se è troppo teso, se un filo è più teso dell'altro, oppure se tutto il lavoro è troppo teso o troppo, come si dice? Lento, avrete dei fili che si sovrappongono, quindi questo è importante. So, in English I was telling you all that there is a trick, an important trick to make God's eyes, not just this one, but in general, and that is that you have to pay attention to the tension of your yarn, you know, if the tension is too much, or the opposite one, the yarn will go, let's say, will go on one another, so it won't be so ordered one piece of yarn after another, but it will go on top of itself. So, yeah, the right tension and to place your yarn in order, one after another, so that you will have a nice job, nice work, a nice Christmas tree. I'm sorry for my English. So, for my bad English. Oh, what I am doing, I am just tying this guy to this guy. Sto legando la fine della lana insieme perché ho deciso di cambiare colore e vedete così è più facile. Quindi faccio qua due nodi e poi se volete mettere la colla si può, poi lo taglio vicino vicino così si nasconde. Vedete, qua si nasconderà dentro. Allora, volevo usare poi questa lana e poi magari cerchiamo anche uno scuro scuro, non so se ce l'ho. Intanto controllo che sia ancora tutto dritto il lavoro. Lascio un po' lungo, ma sì, questo lo lascio come ultimo perché vedo che sta finendo qua lo spazio. This will be my last color because we don't have enough space.
At this point, sorry, I won't go around twice because I see that we don't have enough space. Questa volta non andrò più intorno qua due volte perché vedo che questo spazio è più corto di questo, quindi una volta dappertutto, una sola volta. Qua lascio la mia lana in mezzo, in modo che dopo ho qualcosa per legare. I am leaving that piece of yarn in the middle, so that I have something later on to tie my last piece of yarn. And soon it will be done. This is the second time I am making this little tree, which I called Pino, and it is really, really simple this time. The first time it was, I don't know why, a little bit mind-boggling, so it was difficult. I was just not used to this. È la seconda volta che faccio. E preparo Pino, perché l'ho chiamato Pino, ed è molto più facile che la prima volta. La prima volta ci dovevo pensare 3 volte cosa stavo facendo. Questa volta è velocissimo ed è bellissimo. Quindi faccio i nodi, gli ultimi nodi qua all'interno, perché vedete com'è dopo. Ci sono, aspettate, che faccio in modo che. Ok, ci sono due file di lana, quindi potete fare i nodi all'interno, nascondere i nodi. Allora, dovrò andare a recuperare la mia lana marrone. Uno, due, tre. Qua metterò una goccia di colla. Ecco, allora vado a prendere il marrone. Oppure possiamo usare, sì, possiamo usare un colore scuro scuro. E quello che facciamo è facilissimo. Allora, metto sulla lana senza nodi, quindi mettendolo, diciamo, uno sopra l'altro. I'm not using the knots. We don't need, really need them. I'm just covering my piece of yarn with other yarn and then I can just cut here. So, yeah. I will just go around and wrap all this part with this dark green yarn. Ecco, quindi non faccio altro che vado intorno fino alla fine. Controllo tutti i due lati che sia perfetto il lavoro. Infatti c'è un buchino perché ho dimenticato a guardare prima. Quindi devo slittare tutta la lana su se riesco. Se no, vabbè. Una piccola imperfezione, non fa niente. Perché anche qua siamo abituati a guardare solo un lato, invece no, ogni tanto bisogna girarlo e guardare anche di là. We are used to check only on one side and this is a two-sided Christmas tree. So we have to check every time. So then what I do is to cut the string long
special type of knot. I can't explain it, but it is like this. And this one returns here. Questo è un nodo un po' speciale che faccio quando non ho niente per legare il mio filo. E poi tiro e praticamente faccio questo due volte. Il nodo è da questa parte. Quindi vado intorno, solo che è così corto che faccio fatica a farvi vedere. Questo ritorna qua. E poi tiro. E poi tiro. Ok. E qua è necessario un goccio di colla. Perché non è un nodo fortissimo. We have to use later on a little bit of glue for that knot also. So I'm just cutting the excess yarn and here is the finished product, the little Christmas tree creation. But yeah, we can still make it better. I mean, with these little things. Let's see what happens if we put this shiny stuff on. Just a second and I will show you what I'm doing. I'm doing some pretty mess here. Christmas! I'm not a big fan of Christmas, but this time, yeah, I wanted to make something for Christmas and for the trees, to save the trees. Yeah, and something interesting for you. So I'm showing you the final result. And I think I wanted to sew it, but I think I will just glue them there. So it will be something like this. Quindi questo è qua, il nostro alberello e volevo cucirli, no? Però mi sa che sono pigra. No, li cucirò, metterò un goccio di colla e staranno su. Che mi piace così. Quindi ecco l'altro alberello, giriamolo e ho anche pensato che si potrebbe combinarli, vi faccio vedere, in questo modo. Wow, e immaginatene tre, uno sopra l'altro, non so se vi può piacere. Comunque si potrebbe anche fare una cosa del genere, incollarlo, farlo di tre colori. Si possono fare tutte le cose, il limite è la fantasia. I was telling that they can be also, could be combined. So this will be a one-sided Christmas tree and we can combine three. I have only two today. But yeah, the limit is your fantasy and your creativity. So yeah. Okay, so this was my little tutorial for today and thank you for watching this video and if you enjoyed it please subscribe if you want to and like the video and share it and comment it. Please let me know in the comments what videos or tutorials you would like to see and I will try to make them and have a nice day. Quindi questo era il mio piccolo tutorial per oggi. Se innanzitutto grazie per aver guardato questo video, se ti è piaciuto metti mi piace, iscriviti al mio canale se vuoi vedere di più. Se vuoi vedere altri video del genere, fammi sapere i tuoi dubbi, domande nei commenti, fammi sapere che tutorial vorresti vedere su questo canale e condividi questo video se hai voglia
E niente, buona giornata a tutti, buon lavoro. Lavoro intendo con i mandala. Ciao ciao. I am back, sono tornata. I'm back because I have to show you how pretty this is. I have just glued everything on, so it has yet to. Oh, how to say it? I have to wait because it's fresh. Sono tornata perché volevo farvi vedere quanto è carino. Ho appena incollato tutto con il vinavil. Ho messo in cima come una stellina quella cosa lì. Adesso devo asciugare perché vedete che è ancora tutto bianco il vinavil. Comunque, io ne sono innamorata, è carinissimo. Ovviamente dopo quando si è asciugato prenderò l'ultima lana che ho usato, che è questo. Taglierò un pezzettino e lo lagherò sopra qua, sotto qua, la parte sopra comunque, e per appenderlo, e volendo lo potete appendere in casa o sull'albero di Natale, se ce l'avrete, o potete anche solo appoggiarlo accanto alla TV o da qualche parte in sala come un simbolo, oppure lo potete anche preparare per regalarlo a qualcuno. Ecco. Ciao ciao!